Boker Tov ragazze, Boker Or, e oggi siamo il 22, il 21, pardon, di Adar, Sheni, e come sempre partiamo con la Yom Yom. Allora, oggi parliamo del Tzemach Tzedek, il terzo dei sette Rebbeim Chabad, che dopo la conclusione, no, di quello che abbiamo parlato ieri, appunto delle 20 Adar, disse che suo nonno, appunto, che era l'alterebbe, appunto, è il Moshe Rabbeinu della Hasidut. E i nostri saggi dicono che, noi sappiamo appunto che la Torah fu data da Moshe, ma il profeta si comportò con generosità condividendola con il popolo di Israele, così è scritto. Allora, il fuoco costante divino, di cui abbiamo parlato appunto ieri, questo Esh Tamid che deve sempre ardere ininterrottamente, riferito appunto all'insegnamento della Hasidut, fu dato dal Magid di Mezritch, che era lì, come abbiamo visto ieri, il maestro della Gmur Hazaken, dunque nonno del Tzemach Tzedek, e Tzemach Tzedek, dunque nonno e la Gmur Hazaken, pardon, nonno del Tzemach Tzedek, si comportò generosamente e lo diede a chiunque si occupi dello studio della Hasidut. Dunque, ognuno come noi, ogni mattina che studiamo Tanya, che studiamo Hasidut, eccetera, abbiamo questa questo fuoco costante che ci viene trasmesso appunto dalla Burosakè. E dice, continua Marcelle, dice: sono assolutamente certo che chiunque insegni ad un altro, suscitando appunto questo fuoco costante divino, allora verrà assicurato il suo compenso. Amen. E questo merito non cesserà mai di esistere. Amen. Per me che vi insegno e ognuna di voi, quando lo trasmettete a un'amica, a una conoscente, a un marito, a dei figli, a ognuno nel suo. Ecco. Anche quando trasmetti, per esempio, di una lezione di Torah, anche un punto o di Hasidut, senza poi, no, tutta l'ora, ma anche un punto, un'idea, eccetera, già sei considerata, insegnante, già che hai trasmesso oltre, e per avere appunto questo merito che protegge. Vediamolo sul testo: Tzemach Tzedek amar b'siyum sipur haniskar le'el ha'fadar sheni Zik Skeni Rabbeinu Azaken, parlò, Moshe Rabbeinu de Torah Hasidut Chabad. Be Moshe Amru Rabotenu Zifonam Yivracha, Shano Torah Nitna Lo, Ela Shenahag Batov Ain, Esh Tamid Eloki Anugia de Torah Hasidut Chabad, Natan Arav Amakit Vizikni. Vizikni Nahag Batov Ain, Vaitna Lechol Haoskim Betorat Hasidut. Barur Li Asher Kol Alomed Im Chaverot. ומעורר בו את האש התמיד האלוקי, הנה שכרו איתו אשר זכותו זה לא תכבה לעד. אמן, אמן, אמן. Passiamo al Humash oggi, che è relativamente breve. Allora, oggi siamo Chamishi, dunque siamo giovedì, Humash Vaikra, Parashat Shmini, capitolo 10, Pasuk da 16 a 20. Dunque abbiamo quattro psuchi. Allora, qui abbiamo una parentesi particolare, dico parentesi, ma così, cioè la disputa tra Moshe e i figli di Aaron. In realtà, come vedremo, non è solo i figli di Aaron, e sarebbe anche diretta a Aaron, ma per rispetto Moshe Rabbeinu del fratello maggiore Cohen Gadol, allora si rivolgerà solo ai figli, ma in realtà. E poi si conclude, dunque, una discussione più che disputa. Dove Moshe Rabbeinu rimprovera i figli di Aaron e Aaron sottointeso ma non esplicitamente, e poi alla fine ammette, quando Aaron gli risponde, gli spiega, ammette il suo torto, e da qui appunto, non solo da qui, ma come sappiamo, Moshe Rabbeinu è l'emblema dell'umiltà, e lui che era la guida del popolo, il re, se si può dire anche, no? Del popolo a quel tempo, però quando ha
commesso uno sbaglio, diciamo un errore di calcolo, chiamiamolo così, ammette sottorto, poi lo vedremo anche nel Rashi nel dettaglio. Allora, pagina 453. Allora, Mosè fece una duplice ricerca a proposito del terzo capretto del Khattat, quello del giorno di Rosh Chodesh, del capomese, sul motivo per cui era stato bruciato e poi perché solo i primi due erano stati consumati e non il terzo, dunque questo terzo qua, e scoprì che era stato erroneamente bruciato invece di consumato. Per rispetto a Aaron si adirò con Elazar e Tamar, i figli superstiti di Aaron, chiedendo loro di rispondere: perché non avete mangiato il sacrificio Khatat? Forse perché è diventato inadatto uscendo dal luogo sacro? Esso è oggetto santissimo ad Hashem e Hashem ve l'ha segnato perché mangiando il Khatat poteste prendervi carico della colpa della comunità e espiare per tutti loro dinanzi ad Hashem. Cioè voi consumando questo sacrificio avreste adempiuto non solo al vostro compito, ma allo scopo di questo sacrificio, che era espiare i peccati di tutto il popolo. Mi fermo qua, tutte insieme. Vet ir ha-chattat. Allora, aspetta un po' più. Comincia come vet. Sì. Il 16, vet. Sì. Ir ha-chattat. Darash Moshe. Veine Soraf. Va'iksof al El Azar. Ve'al Itamar. Bne Aharon. Hanotarim. Lemo. Allora, vediamo, dunque 16, siamo al Pasuk Rashi 16, che allora abbiamo le offerte di spiega Rashi addizionali dell'inizio del mese, no? Ah, ecco Rivka, pensavo a Rivka, ho detto come Rivka non c'è. Ciao Rivka, scusa, è Rivka, voglio dire, senti ibria. Ecco. Anche se poi la colpa è mia oggi, perché assolutamente già siete fantastiche che siete entrate tre quarti d'ora dopo l'ora fissa del mattino per via del mio stato. Fantastiche siete. Che la Torah e la Chassidut vi protegga tutte voi, amen, generazione. Allora, Rashi qui spiegava che quando parlava di questo sacrificio del capro, di Khattat, no? Khattat, sapete che, come avevo spiegato a suo tempo, sono i sacrifici che si portavano quando uno aveva commesso un Khattat, peccato. E dunque, e ci sono appunto queste offerte addizionali dell'inizio del mese di Rosh Chodesh. Dunque, tre capri per i sacrifici per il peccato sono stati offerti quel giorno, il giorno di Rosh Chodesh. Era il capro, poi il capro di Nachshon e il capro dell'inizio del mese, dunque tre. Allora, solo l'ultimo però è stato bruciato, dunque due sono stati consumati e uno bruciato. Allora, poi ci sono i nostri saggi, i sapienti di Israele, i nostri saggi che sono in disaccordo, perché alcuni affermano che ciò avvenne a motivo dell'impurità, appunto, con cui quel capro era entrato in contatto, come avevo accennato nella traduzione prima. E altri invece dicono che avvenne a motivo dello stato di Onen. Onen vuol dire lutto, visto che Aaron e i suoi figli erano in lutto, visto che sono mancati i due fratelli maggiori e due figli maggiori di Aaron, fratelli maggiori degli altri figli. E questo perché si trattava di uno dei sacrifici prescritti per le generazioni future, ok? Riguardo ai due sacrifici occasionali, perché ci sono... E c'erano, come abbiamo visto più volte, allora, ci sono quelli fissi, korbanot, che per sempre, che dovevano durare, cioè in tutte le generazioni, ogni volta che
si offriva, c'era l'obbligo, diciamo, dell'offerta. E poi ci sono invece dei sacrifici occasionali, no? In occasioni particolari, come adesso. E dunque fecero affidamento a Mosè, che aveva detto loro: mangiatela, di consumarla, ok? Ok, Darosh Darash, abbiamo questo doppio termine di come Mosè si è dato, appunto, per essere sicuro in quello che stava, diciamo, chiedendo loro. E come abbiamo detto, perché è scritto contro Eliezer Itamar e Lazar Itamar e non contro Aaron? Per rispetto nei confronti, appunto, di suo fratello. Allora volse il volto verso i figli e solo verso di loro si dimostrò adirato. Ok, e secondo Pasuk abbiamo visto che, come abbiamo detto, quando solo se i Kohanim consumano il Korban Chatat, allora i proprietari ottengono l'espiazione, come vi ho spiegato. Che in questo caso però i proprietari erano, si intende tutta la comunità di Israele, in questo caso non era l'individuo, il singolo, ma era tutta la comunità. Andiamo avanti, 18, sentiamo un attimo René, che Rachel è a lavoro già, credo. Ecco, il suo sangue non era richiesto, non era richiesto fosse portato nel santuario all'interno e di conseguenza venire bruciato, anche se siete in lutto. Voi avreste invece dovuto mangiare il capretto nel santuario, come aveva ordinato a proposito dell'offerta minfa. Aaron, rispondendo al posto dei figli, disse a Mosè: pensi forse che siano stati loro a offrire oggi i loro sacrifici, Hatat, e il loro Olà dinata all'Eterno? Sono stato io nella mia qualità di sommo sacerdote. Se avessi mangiato il Hatat a seguito degli avvenimenti così dolorosi che oggi mi sono capitati, sarebbe stato bene agli occhi dell'Eterno creare un tale precedente per il futuro. No, domanda. Sarebbe stato bene agli occhi di Hashem creare un tale precedente per le future generazioni? Sì, attenzione, ecco, è importante che qui c'è la domanda. Sì. Mosè ascoltò la spiegazione di Aaron e gli piacque e non si vergognò di riconoscere il proprio errore. Esatto, come vi avevo accennato. Adesso vediamolo dentro e faccio i rashi. Hen lo uva e dama el akodesh prima, holto chlu otab akodesh kasher tziveti, no? 18. 19, vai daber Aaron e Mosè. הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני אדוני, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני אדוני. וישמע משה, והיטב בעיני. דונקוה. Cosa vediamo qua? Che Mosè si era dirato contro Elazar e Itamar, e a loro si era rivolto, giusto? Allora, è possibile chiedere a Rashi che sia stato... che Mosè sia dirato contro Elazar e Tamar e che sia stato Aaron a parlargli di risposta, perché vedete, abbiamo visto nel Pasuk prima, dove Pasuk 16, che Mosè si rivolge al Elazar e al Itamar, ok? Nel Pasuk 16. Nel Pasuk 19 chi risponde non sono Elazar e Tamar ai quali lui si era rivolto, ma è Aaron a rispondere. Vedete? Allora, cosa ci spiega Rashi qua? Dice, bisogna riconoscere che ciò avvenne solo per un atto di rispetto. Se si rivolge ai figli, i figli sono quelli che devono rispondere. Perché è il padre a rispondere? Allora, perché non hanno risposto loro? Perché non è bene, loro si sono detti, non è bene che nostro padre sieda in silenzio mentre noi parliamo la sua presenza, e non è bene neppure che un discepolo replichi al suo maestro. E questo qui allude a Mosè, ovviamente, maestro. Dunque, per questo motivo è Aaron a rispondere e non i figli, per rispetto del padre e per rispetto del maestro. Da qui impariamo
la grandissima mitzvah di Kibud Av, del rispetto per il padre e del rispetto dell'insegnante, ok? Del proprio maestro. Si potrebbe pensare però che ciò avvenne perché Elazar non era in grado di rispondere. Seconda opinione, cioè seconda prima, allora abbiamo detto no, non ha risposto per rispetto del padre, non hanno risposto per rispetto del padre e del maestro, in questo caso slash zio Moshe. Invece si potrebbe anche dire ma forse non era in grado. Allora vediamo più avanti in Bamidbar 31 dove Elazar risponde giustamente agli uomini. Dunque non è che non aveva da rispondere, quando volle seppe parlare anche alla presenza di Mosè dei principi, ma era proprio per, in questo caso, per rispetto. Allora, pardon. Allora, riprendo. Allora, concludo il Rashi. Allora, dice così, quando, allora, oggi, allora, quella, cioè, abbiamo visto una domanda che Aaron pone come risposta a Mosè e gli dice, oggi sono forse loro che hanno offerto, cioè, tutti a dire contro Elazar e Tamar perché hanno offerto, invece, cosa intendi dire? Che Mosè aveva detto a Aaron, forse voi avete sparso il sangue del sacrificio quando eravate nel stato di onedim, cioè di lutto. E avete agito così perché il Cohen, che ha compiuto il servizio nello stato di onen, lo ha profanato, perché sapete che uno in lutto non può agire in questo modo. Al che Aaron gli risponde, ma quelli che hanno offerto il sacrificio erano coanim ordinari, per caso? No. Sono io che l'ho offerto e io, essendo appunto Cohen Gadol, sono sacerdote, posso sì offrirlo anche in stato di lutto. E anche se i morti non fossero stati i miei figli, dice Aaron, ma altri miei congiunti per i quali avrei avuto l'obbligo di entrare nello stato di Onen, come per questi figli. E infatti, nella sezione relativa ai sacerdoti, in Vaikra 21, c'è la lista delle persone, diciamo, vicine, congiunti, diciamo, per i quali il Cohen si può rendere impuro. Perché il Cohen, sapete, avevamo detto che non può entrare in un cimitero, non si può rendere impuro per un morto, ma no, ci sono casi di congiunti, dunque familiari stretti, per i quali gli è permesso. E dunque... E poi c'è un'altra precisazione importante, ha detto, e io avessi mangiato sacrificio per il peccato, dunque se avessi mangiato sarebbe stato bene, quest'oggi, perché parla di oggi, perché precisa? Perché chi è nello stato di Onen, dunque di lutto, nella notte successiva, è permesso mangiare i sacrifici, perché, giusto, precisa Rashi, la legge dell'Onen si applica solo al giorno della sepoltura. Dunque questo è un dettaglio importante. E conclude, Mosè udì e ciò fu bene ai suoi occhi. Mosè ascoltò dunque la spiegazione di Aaron e gli piacque, detto, ma non solo, confessò l'errore e non ebbe vergogna di dire non avevo udito tale norma. E dunque questo è un grande segno di grande umiltà, di confessare, ho udito ma ho dimenticato. Allora, questa norma era stata tenuta celata in realtà a Moshe Rabbeinu, che quando appunto la prese da Aaron, attraversò l'intero campamento del popolo di Israele dicendo, bellissimo questo come ci riporta qui, io ho errato riguardo all'Alaha e Aaron mio fratello è venuto e me l'ha insegnato. Cioè è andato proprio a tutti a annunciare il suo sbaglio. Queste tradizioni rabbiniche sono conformi al dato
diciamo, della Torah biblico, secondo il quale Mosè era l'uomo appunto più anaf, più umile di qualunque altro uomo sulla superficie della terra, come riportato in Bamidbar 12:3. E qui lo vediamo anche in questa occasione. Ok. Chazak Baruch, ragazze, questo per quanto riguarda il Chumash di oggi. Domani avremo poi tutta la lista invece delle tutte le norme degli animali proibiti, kasher, non kasher, ecco. E passiamo al Tanya. Allora, Tanya, abbiamo oggi il nuovo Perek, Perek 38, Lamed Chet, a pagina 98. Abbiamo qualche riga oggi. Ieri era bello lungo, oggi ci rifacciamo. Allora, Perek di oggi ci dice cosa? Che alla luce di quello che è stato detto dunque in precedenza, si può capire bene la decisione dell'Alaha. E Yael sa anche cosa intendo per Alaha, vero? E tutte voi? Inserita sia nel Talmud che nei codici, che la meditazione, la concentrazione non può sostituire l'articolazione verbale. E di questo vi ricordate, l'avevamo studiato anche l'anno scorso, visto che sono cicli che noi ristudiamo ogni anno, e se vi ricordate che appunto avevamo studiato l'importanza dell'articolazione verbale, di quando si studia Torah o si prega. Dunque, se uno ha recitato lo Shema, per esempio, solo nella sua mente, si è concentrato, però non ha pronunciato, dunque non c'è stata l'articolazione verbale, dunque solo a mente, a memoria, anche con la più alta kavanah, intenzione, concentrazione possibile, non ha compiuto il suo dovere, è obbligato di recitarlo di nuovo oralmente. Attenzione, ok? Dunque, sono dice, sì, io prego, ma a mente, mi concentro tutto, però senza pronunciare, non è considerato la mitzvah. E deve addirittura, cioè deve rifarlo pronunciando. Questo vale non solo per lo Shema, ma anche per il rendere grazia dopo i pasti, cioè la Birkata Amazon, che, come sapete, è Mideoraita, ossia scritto nella Torah. E per le altre benedizioni, anche di Miderabanan, dunque dei nostri rabbini, e per tutte le preghiere. Questo vale dunque per sia lo Shema, sia la Birkat Amazon, sia in genere tutte le filot e le brachot. Al contrario, però, se si sono pronunciate con le labbra, ma senza che il cuore prendesse parte, sono brachot, filot, che ormai sappiamo più che a memoria, e allora bla 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 bla, pensando a tutto, cioè abbiamo pronunciato, ma abbiamo pensato a tutt'altro, non ci siamo mai concentrati. Quello che purtroppo succede. E allora, dunque, senza che il cuore prenda parte, senza concentrazione, si è adempiuto al proprio dovere a posteriori e non si ha l'obbligo di ripeterle. Fatta eccezione però, ragazze, per il primo verso dello Shema e per la prima benedizione della Midah. Se uno ha pregato, ho fatto una brachà, l'ha detta bene, pronunciata esattamente come doveva, a memoria, però non ha pensato, non si è concentrato su quello che stava dicendo, la mitzvah è comunque considerata, cioè ha comunque considerato che ha pregato, ok? Questo per tutto, ma a eccezione della prima frase dello Shema e della prima benedizione, la prima brachà dell'Amidah. In questi due casi, se non c'è stata la Kavanah, deve ripetere. Così come è stabilito appunto nel capitolo 2 del Trattato di Berachot 13b. E fino a qui si applica il precetto della Kavanah, dell'intenzione. Da qui in poi quello della recitazione e così via. Vediamo un attimino sul testo. Perek Lamed Chet, pagina 98, 6 righe dal basso, nuovo Perek. Vehini, im kolan iskarlel, yuven etev saka lacha aruha bet Talmud uposkim, dehirur lav kedibur dami. Veim kara kriat shma bemachshavto ubelibo levad, bechol koch kavanoto,
לא יצא לידי חובתו, וצריך לחזור ולקרות, וכן בברכת המזון, דאורייתא, כי ברכת המזון ספיה מוקד, דאורייתא, ספיתן לתורה, ובשאר ברכות ברבנן, ובתפילות, ואם בתפילה, ואם הוציא בשפתיו, ולא כיוון בו, יצא ידי חובתו, בדיעבד, ואין צריך לחזור לבד מפסוק ראשון של קריאת שמע, סונה סקונדריה, פאג'ינה 99, מון, וברכה ראשונה של תפילת 18, וכדאיתא בראש פרק ב' ברכות. עד כאן מצוות כוונה, מכאן ואילך מצוות קריאה תורה כל כריגה, והיינו, e questo perché ci spiega come mai, dunque, bisogna ripetere sì per lo Shema e la prima parte, prima bracha della Midah, per il resto va bene. La ragione è che la Neshama in realtà non ha bisogno per se stessa di tikkun, dunque di purificazione, tramite l'adempimento delle mitzvot, ok? Ma ha solo da illuminare e purificare l'anima vitale. Dunque la nefesh bahamit, la nefesh chiunit. Dunque c'è la neshama e c'è la nefesh chiunit. Allora, la neshama ovviamente non ha bisogno di nessun tikkun tramite mitzvot o comunque non ha bisogno di nessun tikkun tramite niente. Ma deve sì illuminare e purificare l'anima vitale, ok? Che appunto nefesh chiuni, e il corpo tramite le lettere delle parole che la nefesh pronuncia con l'aiuto dei cinque organi dell'articolazione verbale. Dunque tramite appunto quando uno c'è l'articolazione verbale è possibile tramite i suoi cinque organi e tramite ciò, dunque pronunciando, allora si può e si illumina, si purifica l'anima vitale. Altrettanto vale per le mitzvot riguardanti le azioni che la nefesh compie con l'aiuto di altri organi del corpo. Ok, dunque riprendiamo dal punto vehain, mishum shan shama e inazzichat tikkun le'atzma be'mitzvot. רק להמשיך אור לתקן נפש החיוני והגוף על ידי אותיות הדיבור שהנפש מדברת בהם מוצאות הפה וכן במצוות מעשיות שהנפש עושה בשאר איברי הגוף. טרמיטה למצוות כקומפיאמו לאציוני קוניל קורפו אל ארטיקולציוני ורבלי. אלורה אלידיאמו la nefesh chiunit, l'anima vitale, dunque non la neshama quanto l'anima vitale, detto proprio brevemente. E passiamo a Madame René Guetta. Allora prendete il link, oggi ne abbiamo il 21 di Adar Sheni e si va dal Pere 104 a 105 compreso. Bravissima. 104. 104 a 105. Allora. Eccoci qua. Yom Chaf Alef, siamo al 21 del mese di Beh, siamo ancora nel mese della gioia, ricordate, eh? Adar, perché no, una volta che Purim si è concluso, no? Come se ecco, basta Purim, no? L'apice della gioia, poi basta. No, in realtà siamo ancora, attenzione ragazze, nel mese di Adar. Ricordiamocelo. La forza della simcha è quello che porta tutte le brachot nella vita. Allora, il 104 si fa al capomese, vero? Allora, fantastica, fantastica Rivka, ogni Rosh Chodesh, ecco. Allora, questo bellissimo salmo è un tributo ad Hashem per il mondo meraviglioso che ha creato e che mantiene. È il canto del giorno, appunto, come ha ricordato bravissima Rivka, per Rosh Chodesh. Il Orachaim, Tur Orachaim, spiega che qui allude al nuovo mese, quando arriveremo, vedrete, nel verso 19, quando parla della luna. Infatti il calendario ebraico è lunare, come sappiamo, e il capomese è il momento in cui la luna ricomincia il suo ciclo.
non questo Shabbat, ma Shabbat prossimo sarà Rosh Chodesh, a proposito Nissan. E David racconta le meraviglie dei 6 giorni della creazione, lo splendore della luce primigenia, del cielo, della terra e la creazione dell'uomo. Allora, leggiamo qualche psukim per avere appunto un'idea. Allora, benedici, o anima mia Hashem, o Hashem mio Dio, tu sei immensamente grande, vestito di maestoso splendore. E Hashem si ammanta di luce come di una veste, distende i cieli come una cortina, costruisce sull'acqua i piani della sua dimora, fa delle nubi il suo cocchio, incede sulle ali del vento. Dei venti fa i suoi ambasciatori, del fiammeggiante fuoco il suo servitore. Fondò la terra su solide basi, in modo che non vacillasse mai. Copristi gli abissi come con una veste. Al di sopra delle montagne si trovano le acque. Al tuo grido fuggirono, corsero via al rombo del tuo cuore. Salirono sulle montagne, scesero nelle valli, verso il luogo che avevi destinato loro. Ponesti un confine che non dovevano superare, perché non potessero tornare a ricoprire la terra. Fai riversare le sorgenti dentro a ruscelli che scorrono fra le montagne. Ecco, per avere un'idea di questo Perek, di cosa, di come descrive appunto la magnificenza della creatura, della creazione divina, diciamo. Barchi nafshi et Adonai, Adonai Elohai, Gadalta Meot. Hod vehadar nafshi, o Teor Kasalma, Note shamayim kayelo. 3. Gimel. Hamekareva mai maliotav, Hassam avim rechuvot, Hamealech al kanfei ruach, Ose malachav ruchot, Meshartav esh lohem, Yasad eretz al mechoneha, Baltimot olam vahem, Tom kalvush kisito, Al harim ya'amduma, Min ga'aratcha yenusum, Min kol ra'amcha yechafezum, יעלו הרים, ירדו בקעות, אל מקום זה יסדת להם. גבול שמת, בל יעבור, בל ישובון לכסות הארץ. המשלח מעיינים בנחלים, בין הרים יהלכו, ישקו כל חייתו שדי, ישברו פראים צמאם. עליהם עוף השמיים ישכון, מבין עופאים יתנו קול. משקה הרים מעליותיו, מפרי מעשיך תשבע הארץ. מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ. ברוך אתה השם, מוציא לחם מן הארץ. להוציא לחם מן הארץ. ויין, qui parla del vino che rallegra, parla del pane. Fai spuntare l'erba per il bestiame, piante per il lavoro dell'uomo, per trarre dalla terra il pane, e il vino che rallegra il cuore dell'uomo, l'olio che ne rende luminoso il volto e il pane che sostiene il cuore dell'uomo. A proposito, mi ricordo di una maschera che mia mamma faceva con l'olio d'oliva, lievito di birra e miele. Ecco, quando dice che l'olio rende luminoso il volto, mi ho dato la ricetta della maschera. Dunque riprendo 14 matzmeh hatzir la bima ve esser la vodata adam lo tzir lechem min haaretz ve yain yisamach leva venosh le hatzil panim mishamen ve lechem leva venosh isa isbeu atze Adonai arze Lebanon asher nata asher sham tziporim yekanenu chassida broshim beitach. Domani parleremo anche della chassida a proposito tra gli animali kasher e non kasher. Harim agvohim la'elim, slaim machse lashfanim. Asayareach lemoadim shemesh yada mevo'ot. Tashet choshech v'laila bo tirmos kol chayto ya'ar. Hakfirim shoagim la'taref ulvakesh me'el ochla. Tizrach ha'shemesh yasefun ve'el me'onotam irbatsu. Yetze adam lefa'olo ve'lavodato ade'a. Ma rabu maaseha Adonai,
Kulam bechokma asita mal'ah ares kinanecha, un altro pasuk molto famoso, il 19, come avete visto, fece la luna per le feste, il sole sa dove tramontare, qui si riferisce a Rosh Chodesh, e qui invece il 24, questo famoso pasuk che una lode a Kadosh Baruch Hu per la sua, appunto, tutta la sua creazione. Zehayam Gadol 25 Urchav Yadayim Shamremes Ve'en Mispar Chayot Ktanot Gdolot Shamoniot Yalechu Livyatan Ze Yatzarta Lesachek Bo Kulam Elecha Yesaberu Latet Ochlam Beito Titen Lahem Lirkot Tum Tiftach Yadcha Yisbeun Tov Tastir Panecha Yibalehun Tosef Rucham Yigvaun Ve'el Afaram Yeshu Teshalach Ruchacha Yibareun Utchadesh Pnei Adama יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, המביט לארץ, ותרעד, ייגע בהרים, ויהיה שם. אשיר על אדוני בחיי, אז אמרה לאלוהי בית. אשיר על חיי, אז אמרה לאלוהי ביהודי. תריקורדיה אסתר, קרדו כקמפג'ו לקנטבה המוקסטה. ירב עליו שיחי, אנוכי אשמח בהשם. Itamu, itamu, chatai min haaretz. Itamu, itamu, chatai min haaretz. Chatai min haaretz, urshai monena. Archi nafshi et Hashem aleluca. Vabbè, poi anche raffreddata, però era giusto per farvi sentire. Dunque riprendo, 33. Ashira ad Adonai bechayai, azamra leloai beodi, yerav alav sichi, anochi esmach vadonai. Itamu, chatai min haaretz, urshai od inam. Archi nafshi et Adonai aleluca. E si conclude con il fatto che scompaiano i peccatori dalla terra, i reshaim non esistano più. Amen, 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 amen. E amen. Allora, siamo all'ultimo perek di oggi, 105. Yael, Ail, Yael Sondrin, vediamo se reagisci al Yael. Allora, volevo che mi leggessi la prima parte in italiano del capitolo 105. In questo capitolo è l'inno che sottolinea la guida nel corso della storia di Kadosh Baruch Hu, e infatti nello stesso modo eventi non correlati, alcuni di natura individuale, altri universali, si legano fra loro per formare il destino che Hashem ha assegnato al suo mondo e al suo popolo. Fondare la società, ossia fondare la società sulla legge universale di Hashem, e questo è il salmo che venne composto da David quando portò l'Aron HaKodesh da Oved Edom alla sua sede definitiva di Gerusalemme. Questo episodio è riportato nella Haftarah della Parashah di Shmini, che, cioè della Parashah di questa settimana. C'è questo episodio di David Amele, che però non leggeremo questo Shabbat, perché questo Shabbat abbiamo la Parashat Parà, e dunque leggeremo l'Aftarah di Parashat Parà e non l'Aftarah classica della Parashat Shmini, che è appunto che parla di David che riporta l'arca da Oved Edom alla sua sede definitiva. Comunque, vedete, c'è il legame con questa con la Parashat che stiamo studiando e più precisamente con l'Aftarah. Vai, Yael. Ringraziate Hashem, invocate il suo nome, fate conoscere ai popoli le sue opere. Cantate a lui, suonate per lui, ragionate su tutti i suoi prodigi. Gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di coloro che ricercano Hashem. Ricercate Hashem e la sua potenza, cercate il suo volto per sempre. Ricordate i miracoli che egli ha fatto, le sue meraviglie, le sentenze della sua bocca. O semi di Avram, suo servo, o figli di Yaakov, suoi eletti, egli è l'Eterno nostro Dio, i cui giudizi si estendono su tutta la terra. Egli ricorda sempre il suo patto, la parola che impose a mille generazioni. Il patto che contrasse con Avram e giurò con Isaac, che riconfermò a Yaakov quale legge, a Israele quale patto eterno, dicendo: a te darò la terra di Canaan, quale parte della vostra eredità.
erano prima allora... parlavi, Israel, proprio prima parlavi del fatto, no, del viaggio in Eretz Israel, no, della terra di Canaan, che sarà, ecco, adesso ti è capitato per provvidenza divina di leggere appunto a proposito di Eretz Israel, vai. Erano allora pochi di numero, pochi stranieri in quel luogo, e se ne andavano da una nazione all'altra, da un regno a un altro popolo. Egli non permise a nessun uomo di opprimerli e ammonì il re a causa loro. Non toccate i miei unti e ai miei profeti non fate male. Fece venire la carestia sulla terra, spezzò ogni sostegno di pane, mandò un uomo prima di loro, come schiavo fu venduto Yosef. Costrissero i suoi piedi nei ceppi, la sua persona fu posta ai ferri. Finché si avverò la sua parola, il decreto di Hashem lo aveva purificato. Mandò un re che lo liberò, un dominatore di popoli che lo affrancò. Lo pose signore della sua casa e dominatore di tutti i suoi possedimenti, perché potesse a sua discrezione imprigionare i suoi principi e rendere saggi i suoi anziani. E venne Israele in Egitto e Jacob abitò nella terra di Ram. E rese molto prolifico il suo popolo e lo rese più forte dei suoi oppressori. Mutò il loro cuore fino al punto che essi odiarono il suo popolo e ordirono trame contro i suoi servitori. Mandò Mosè suo servo a Aaron che aveva eletto. Fermati qua un attimo. Fermati qua, Yael. Riprendiamo dall'inizio, poi dopo continuiamo. Hodu, allora, inizio del Perek 105, Kufei. Hodu l'Adonai kir uvishmo. Hodiu va'amim alilottav. Cercate di pronunciare, visto che oggi proprio abbiamo parlato dell'importanza della pronuncia, per quello sono andata più piano anche, come vedete. Shirulo. Zamrullo, sichu bechol nifleotav, ithalelu beshem kocho, ismach lev mevakshe Adonai. Dirshu Adonai ve'uzo, bakshu fanav tami. Zichru nifleotav asher asa, muftav umishpetefi. Zera Avraham avdo bnei Yaakov bechira. Hu Adonai Eloheinu, bechol haaretz mishpata. Zachar leolam brito, דבר ציווה לאלף דור, אשר קראת את אברהם ושבועתו לישחק, ויעמידיה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. נמור, לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם. ביותם מתי מספר כמעט וגרים בה, והתהלכו מגוי אל גוי ממלכה אל המחר. לא הניח אדם לאושקם ויוכח עליהם נחל. אל תיגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו. ויקרא רעב על הארץ כל מטה לחם שווה. שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף. עינו בקבר הרגלו ברזל בעה נפשו. עד עת בו דברו אמרת אדוני צרפה. שלח מלך ויתירהו מושלמים ויפתחהו. שמו אדון לביתו ומושל בכל קניינו. לאסור שריו בנפשו וזקניו יחכם. ויבוא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם. ויפר את עמו מאוד ויעצימהו מצרה. הפך ליבם לשנוא עמו להתנכל בעבדה. שלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו. L'ultima parte da 27. Posero contro di loro. Posero contro di loro le parole dei suoi segni e prodigi. Nel paese di Ham, mando le tenebre e oscuro tutto ed esse non disobbedirono alle sue parole. Mutò la loro acqua in sangue e fece morire i loro pesci. La loro terra brulicò di rane fin nelle camere dei loro re. Parlò e vennero gli animali feroci, i pidocchi in tutti i loro confini. Diede loro come piogge grandine, fiamme di fuoco nella loro terra. Colpì le loro viti e i loro fichi, spezzò gli alberi dei loro confini. Parlò, vennero le cavalette e innumerevoli locuste, e divorarono tutta l'erba, e divorarono il frutto della loro terra.
colpito... fermati qua, poi riprendiamo. Adesso, come capite, adesso riprende a ricordare le piaghe, ok? Samu 27, Samu vam divre ototav, umoftim be eretz ham, shalach choshech vayachshif, velo maru et varo, afachet memem le dam vayamet et deganam. Vediamo qui le piaghe, ma non in ordine. Vedete, parte dall'oscurità, poi passa al sangue che era la prima, l'oscurità che era la penultima, poi torna alle rane, sharatz artzam tzfardeim bechadre malcheem, Ammar vayavo arov kinim bechol gvulam, dunque animali feroci, pitocchi, poi barad la grandine, natan gishmem barad, esh lehavot beartzam, vayach gafnam ut enatam, vayashaber etz gvulam. Ammar vayavo arbe, veyelek ven mispar, vayochal kol esse beartzam, vayochal priyat matam. Vayach kol bechor beartzam, reshit lecholonam, e qui abbiamo i primogeniti, e alla fine... Li fece uscire, vai, concludi, Yael. Colpì tutti i primogeniti del loro paese, la primizia di tutto il loro vigore, e li fece uscire con argento e oro, e nessuno della sua tribù dimostrò di essere debole. Gli egizi furono contenti della loro partenza, poiché li aveva colpiti la paura di loro, gli ebrei. Tese le nubi quale riparo e il fuoco per rischiarare la notte. Il popolo chiese, Hashem fece venire le quaglie e li saziò con il pane del cielo. Spaccò la roccia e zampilò l'acqua che, come un fiume, corse per il deserto. Poiché si era ricordato della sua sacra parola rivolta ad Avram, suo servo, e fece uscire il suo popolo con gioia e i suoi prediletti con lieti canti. Diede loro le terre delle genti, ed essi possedettero le fatiche delle nazioni, affinché osservassero i suoi statuti e obbedissero alle sue leggi. Alleluia. Grazie, ti ho fatto fare il recupero, Yael, se non hai notato. Allora, Vayotziem bechese bezahav en bishvatav koshel 38, la medchet, Samach mitzrayim bezetam kinafal pachdam alehem, Parasanan le masach veesh lair laila, שאל ויבס לב ולחם שמיים יסדיהם, פתח צור ויזוג מים, הלכו בציון נהר. כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו, ויוציא עמו בססון ברינה את בחיריו, ויתן להם ארצות תקועים, ועמל ימים ירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ימצורו. הללויה. אמן. אמן, אמן ואמן. תודה רבה. Allora. Mi emozionate come sempre. Allora, 120. Scutarabi bene Hamashiach, Yagen alai, ve al colo avai, ve al col mishveshem Israel, ve al colo avevi tocca Israel. Shir hamalot al Adonai, bazzaratali karati, vayaneni, Adonai, azzira nafshi, misfatsheker, mi lashon remia. Ma iten lecha, uma yosif lach lashon remia. Chitze gibor shmonim im gachale retamim. Oyali kigarti meshek, shachanti maole kedar, rabat shachnana nafshim sone shalom. אני שלום, וכי אדבר, המה, המלחמה. תודה רבנית הצדקנית, הגן עליי, ועל כל אוהבי, ועל כל מי שבשם ישראל יכונה, ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות לדוד, שמחתי ואומרים לי, בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטיה, עדות לישראל להודות לשם אדוני. כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני, אבקשה טוב לך. אמן. אמן. יום נפלא, בוניסימה ג'ורנטה, ערב שבת קודש, ואספטו סטסטרה ללציונה, דג'ובדי, דיבראיזמו, די פרשת השבוע, חסידות, בעזרת השם, אינסלוטה, אינג'ויה, תותקוונטה.